Buonasera a tutti gli amici di Mondo Wisp. Questa sera è una puntata davvero speciale, e non solo perché, come vedete, non c'è Paolo, che è una bella notizia prima di Natale, ma perché è una puntata speciale dedicata ai cavalli. Infatti ho qui degli amici che ci racconteranno delle loro attività, di quello che organizzano e di quello che portano avanti per il benessere dei cavalli e per la diffusione di uno sport fantastico come l'equitazione, che si può coniugare in tanti modi. Stasera lo scopriremo. Voglio partire subito presentandovi Ernesto Lamberti, che è il responsabile nazionale WISP sicurezza nei centri ippici. Buonasera Ernesto, grazie di essere qui con noi. La prima volta che abbiamo in trasmissione, abbiamo avuto spesso tua moglie, ma stasera con te parleremo appunto di sicurezza, ma parleremo anche di un evento molto particolare che ti coinvolge e che potrebbe coinvolgere anche voi se siete appassionati di cavalli e di vita selvaggia, a contatto con la natura, proprio brada. E poi il nostro secondo ospite, Cristian Serra. Ciao Cristian, tu sei presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Il Rifugio del Cavaliere a Filetto. Chi non la conosce? Filetto, famosa per la sagra del peperoncino, una sagra che porta da voi tantissime persone da tutto il mondo. Sì. E qui hai questo centro che si sviluppa, mi dicevi, su 7 ettari complessivi, dove fate diversi sport equestri, ma anche mountain bike, tante altre attività. Sì. Con te scopriremo meglio quello che fai e dove lo fai e tutto quello che è correlato. Grazie di essere con noi. Prego. Un altro volto noto per la WISP, perché l'abbiamo già avuto ospite, è Germano, detto Gerry, di Corinto, che è medico veterinario. Buonasera. Per la Commissione Salute e Tutela e Benessere del Cavallo, una persona che veramente si prodiga per questi animali meravigliosi e che cerca di diffondere una cultura veramente alternativa. Quindi con te vedremo anche delle immagini molto interessanti e che riguardano proprio un salvataggio speciale. Va bene? Dei salvataggi, anzi, speciali, sono più di uno. Poi c'è un volto nuovo, c'è un personaggio veramente particolare, guardate che cappello che ha in studio, già un po' vi fa comprendere chi è, perché molti istruttori hanno questi cappelli particolari. Della Monta Western. Bravo, Monta Western. Lui si chiama Gianluca Assetta, ciao Gianluca, ed è un Buonasera. Istruttore di equitazione. Sì. Però dobbiamo raccontare anche quello che fai, perché tu sei legato al pastore italiano, che è un allevamento che sta a Cepagatti, cioè insomma il tuo maestro, la persona che ti ha in qualche modo anche istruito, e poi sei legato a una disciplina particolare che riguarda il mondo dei cavalli. Non voglio dirla ora perché voglio farti le domande dopo. Abbiamo delle belle immagini. Grazie intanto di essere qua con noi, di essere venuto. Grazie per avermi invitato. E poi infine c'è la moglie di Ernesto, perché oggi riunisco due persone che fanno una cosa straordinaria, che si occupano di equitazione, che è Rosanna Mosca. La conosciamo, l'abbiamo vista in diversi anche eventi WISP. Lei è responsabile nazionale per la formazione delle attività equestre ed è anche responsabile Abruzzo e Molise per l'attività equestre. Allora Rosanna, io partirei da te, perché sei l'unica donna, se me lo permettete anche voi. Comincio da Rosanna. Ho un libro qui sul tavolo, su questo mio tavolo, e adesso Gianni Derva ci manda l'immagine. Si chiama Cavalcare per la vita, tre principi d'oro per cavalieri, di Catherine Louise Birmingham. Io faccio una prova, voglio aprire a caso, vedere cosa riesco a beccare. Allora, guarda, io ho aperto a pagina, non ci sono le pagine, non ci sono i numeri, non importa. Cioè, concentrare i tuoi pensieri, eh? Tu sei, questo leggi. Libro l'hai rivoltato. Leggi.
Hai mai voluto qualcosa così tanto che non riuscivi a pensare ad altro? Sei mai stato in trance vedendo qualcosa che ha catturato la tua attenzione? Potrebbe esplodere una bomba e non distrarti da ciò a cui stai pensando? Un bambino seduto di fronte al computer sente sua madre che chiama? Questa è concentrazione, questo è controllo della mente. Beh, questo, diciamo, coniugato in maniera equestre, che cosa ci dà? Certo, quello di entrare in un mondo spirituale col cavallo, perché noi pensiamo che l'animale non abbia una coscienza. Finalmente la scienza al 7 luglio ha firmato un documento che anche gli animali hanno una coscienza. Quindi con una coscienza hanno delle emozioni, hanno dei pensieri. E quindi questo libro che ha scritto questo personaggio a livello mondiale, che è una grande dressagista e ha formato la squadra di dressage giapponese alle Olimpiadi. Accidenti! Sì, non è una cosa da niente, ci ha permesso come centro i Cavalcanti di tradurre questo suo libro, perché naturalmente era scritto in inglese, e poterlo pubblicare in Italia, e quindi noi siamo autorizzati a distribuire questo che dovrebbe essere una guida, sì. Una guida per i cavalieri, ma per tutti quelli che vogliono conoscere meglio se stessi e, attraverso il cavallo, attraverso e attraverso dei metodi diversi, certo, che non quelli, sì, in cui ci si impone normalmente. Sì. Purtroppo si vede ancora violenza anche nelle scuole, sì, e questo bisogna cambiare un pochino il nostro punto di vista nei confronti dell'animale, del cavallo. Il cavallo non ha bisogno di essere frustato, sollecitato in mal modo, bisogna entrare in comunicazione con lui. Anche perché se lo stressiamo penso che otterremo un risultato, anche un animale che anche molto orgoglioso, che poi si impunta. Il dottore ci potrà dire dal suo punto di vista, da un punto di vista scientifico, cosa ne pensa. Questo è quello che noi vediamo ogni giorno lavorando con i cavalli. Io vedo Gianluca, perché adesso ho svicolato. Gianluca, vedo che tu annuisci, tu sei istruttore. Come ti poni tu di fronte al cavallo? Voi fate un'attività particolare che fa fare al cavallo delle figure non certo facili, no? Quando si parla di imporsi, di riuscire a ottenere certi risultati, sai, dall'esterno può sembrare anche difficile che non ci si debba imporre o usare strumenti, non dico di tortura, però di convinzione, no? Per convincere l'animale a, non so, piegarsi, fare delle cose che sono innaturali, no? Per un animale così grande, così... Guarda, in realtà assolutamente no, è tutto falso. Perché il cavallo, quando è spaventato, scappa. Scappa. Un cavallo, qualsiasi cavallo al mondo, quando è spaventato, lo costringi, non lo fa, si rifiuta, cerca di scappare. Il cavallo deve essere sereno, giustamente non è una cosa che arrivi con un giorno o due, ci vuole una grossa preparazione dell'istruttore, dell'addestratore, una grossa preparazione del cavallo. Qui ti stiamo vedendo, guarda, sì, ti fai inginocchiare questo bellissimo cavallo, lo fai, sì, piegare, sei tu, con che razza è questo cavallo? Un crusato in realtà, un incrocio spagnolo. Bellissimo, è una femmina o un maschio? È un castrone di 10 anni. E cosa sta facendo? Si sta inginocchiando a comando. Comando, però vedo che proprio tu sei dolcissimo, nel senso che non vedi, non neanche lo tocchi, e lui, come se ti, se tu gli sussurrassi qualcosa. In realtà l'esperienza, la scuola, il sacrificio, diciamo, faccio questo di lavoro. Vorrei, come dice la signora, vorrei che i ragazzi, non sono tutti... Non è tutti cattivi, insomma, però no, vorrei che i ragazzi... Ma l'animale può prendere questo come un gioco? Il cavallo si diverte a fare questo, perché c'è perché i suoi... Perché fa un lavoro fisico, quindi in qualche modo, no, si esercita. Il cavallo si esercita, ma si deve divertire, lo deve fare con piacere. Cioè, vedi, si dà una rallegrata, si fa in questo momento... Tu qui dove ti trovi? Sei a Civitaquana? A Civitaquana, sì. Proprio sei nel centro, appunto, di cui ti occupi? In realtà no, sto nel giardino del paese. Ah, il giardino del paese di Civitaquana. Non è il centro dove lavoro, sto facendo una dimostrazione al Day Dog organizzato dal pastore italiano. Ah, ecco, il Day Dog che si tiene a Civitaquana, che è, quando si tiene, in che data normalmente? Ma questo in realtà non c'è una data. Diciamo che però è una giornata dedicata al cane. Dedicata al cane, di cui organizzata l'associazione di cui faccio parte, che mi ha invitato
invitato a partecipare, dare il mio contributo. Allora, è un bel connubio, direi, Jerry, quello tra cani e cavalli, perché ci sono sempre stati, no, cani e cavalli insieme. Io normalmente vedo Jack Russell nelle stalle, perché sono anche nemici acerrimi dei topi. Però si possono vedere tanti cani di vario tipo, anche i pastori italiani, suppongo, come testimonia il nostro Gianluca. Ma tu fai tanto per il benessere degli animali, sei un bravo divulgatore e ci hai portato oggi delle immagini speciali. Non so se Gianni ce le può mandare dalla regia. E si tratta appunto di un salvataggio in montagna, nella zona del Gran Sasso, perché questi animali, racconta, si erano allontanati, mi dicevi. Praticamente questi cavalli sono rimasti isolati per una ventina di giorni sul Monte Corvo. È suggestivo sul massiccio, vedere l'elicottero che tira sul cavallo. Sì, sul massiccio del Gran Sasso. E praticamente sono stato chiamato insieme ai vigili del fuoco, che hanno svolto un intervento eccezionale, e ho imparato tante cose da loro, che veramente fanno un lavoro con dedizione come la facciamo noi. E praticamente questi cavalli sono rimasti per 20 giorni a 2000 metri d'altezza. Siamo dovuti andare... Incastrati dalla prima neve, diciamo. Sì, sì, dalla prima neve. Sono rimasti lì e siamo andati con l'elicottero per recuperarli. Naturalmente un recupero, ecco, non già, facile. Guarda, avete coperto il capo del cavallo per non farlo spaventare? Allora, il cavallo qui è già sedato. Ho già praticato la sedazione. E poi l'abbiamo dovuto imbragare, sì, con una speciale imbragatura, appunto. E l'abbiamo coperto gli occhi, perché così non si spaventavano al risveglio, certo. E praticamente non reagivano agli stimoli luminosi, stando al buio. Quindi ci sono stati questi recuperi. Un po' con difficoltà. Il primo erano tre cavalli, una fattrice di 4 anni col suo puledro di 6 mesi e un'altra puledra di 1 anno e mezzo. Quindi considera che questi due puledri non avevano mai visto l'uomo, quindi avvicinarsi è stato un po' complicato, e anche sedarli, considerando che eravamo a meno 10, meno 15 gradi. Come avete fatto a sedarli? Avete usato uno strumento tipo un fucile con no, una compressa? No, non abbiamo usato la teleanestesia, ma bensì siamo riusciti ad avvicinarci, appunto, con il supporto dei due vigili del fuoco che sono scesi insieme a me dall'elicottero e con il proprietario di questi cavalli, e poi avvicinandoci piano piano, facendoci capire che eravamo lì per aiutarli. E qui possiamo rientrare nella comunicazione che diceva Rosanna, e sono riuscito io a fare delle iniezioni endovenose e a sedare questi cavalli. E poi il lavoro l'ha portato a termine l'elicottero, che la domenica ha portato via il primo puledro, e il lunedì gli altri due. Finito il recupero, ho dovuto stabilizzare i cavalli, che avevano subito un bello shock termico, perché considerando a quelle altezze si va a meno 40, meno 50 gradi. Anche se poi il tempo ci ha aiutato, vedete. Poi sicuramente non erano nella massima forma, perché non avevano mangiato, ovviamente, non c'era, sì, c'era la neve, sì, per cui è difficile. Non è che erano proprio a digiuno, perché qualcosa a piedi gli avevano già portato i proprietari, però diciamo non erano nel comfort più assoluto. Per tornare a Rosanna, la comunicazione è importante nel cavallo. Noi dobbiamo farci capire, perché loro ci capiscono, e non dobbiamo soltanto aspettare adesso la scienza che ci dice che il cavallo ha una coscienza, oppure non dobbiamo aspettare il Trattato di Lisbona che dica che il cavallo è un essere senziente. Lo sappiamo da sempre. È vero che adesso la scienza, se ci avvalora queste due cose molto importanti, noi siamo felici, però non dobbiamo certamente aspettare la scienza che ce lo dice. Cristian, che bella lezione. Io spero che nel tuo centro, il rifugio del cavaliere, tu metti in atto questi principi. Adesso faccio vedere alla camera, Claudio Di Giacomo, questo tuo bigliettino di divulgazione, perché tu non hai ancora immagini, state costruendo un sito, sì, un portale. Siamo uscito in preparazione. Come vedete, quindi... cerco di tirarlo lì. Mi dispiace, corso, non abbiamo potuto portare. Corso estivo per bambini, corso estivo per adulti. In pratica voi cercate di avvicinare le persone, anche le famiglie, che avete tante famiglie, e cercate anche adesso di fare degli alloggi, mi dicevi, di costruire un agriturismo, sì, per avvicinare appunto le persone agli sport equestri. Quindi ci sono i cavalli, ma ci sono anche le possibilità con le biciclette, e state lavorando un po' appunto per migliorare, no? Sì, beh, sicuramente. Perché è una struttura, dicevi, che sta nascendo da poco, è circa un annetto. Un annetto, poi vi siete affiliati alla famiglia Wisp da poco, vero? Da pochissimo, pochissimo. Sì, infatti sono l'ultimo arrivato nella famiglia Wisp, e quindi ci stiamo adoperando appunto un attimino per cercare di valorizzare il tutto nella maniera migliore.
È una cosa particolare, lo dico anche per Jerry, che voi avete fatto dei box che sono molto diversi da quelli normali. Beh sì, abbiamo, ogni box ha il suo paddock, anziché il classico box chiuso con la porta e tutto quanto. Il cavallo, cavallo può deambulare libero, quindi... tranquillamente, ha molto spazio, esatto, quindi non si stressa. Sì, quindi è meno stressato sicuramente. Questo è fondamentale, avere un box con un piccolo paddock fa sì che il cavallo non si stressi e quindi non abbia in seguito patologie o del... tipo coliche dovute al fermo nel box, possono rilassarsi, possono vedere altri cavalli, perché il cavallo è un animale fortemente sociale, sì, ha bisogno di vedere. Infatti noi quando abbiamo, e questo rientra nella comunicazione, Cristian annuisce perché abbiamo, così, quando abbiamo un cavallo da solo, il cavallo solo è triste, noi anche se gli diamo tutte le cure, le migliori del mondo, quando il cavallo è solo sicuramente non è felice, ha bisogno di rapportarsi. Infatti posso dare un consiglio a Cristian, anche se andrò a vedere il suo centro, se è possibile. Lui anche... sta a Filetto, diciamo, in che zona? Sì, vicino a Guardia Grele, Filetto, in contrada Viano, che è circa un chilometro e mezzo dal centro. Ci devi andare adesso, sì, adesso lo andrò a trovare. Vabbè, e già gli ci conoscevamo, un consiglio pure, se è possibile, tra anche tra i box mettere le grate, non dei muri, perché i cavalli possono comunicare, guardarsi e anche toccarsi. Comunque Cristian fa anche per i periodi estivi, riescono a creare delle piccole gare, sì, facciamo, organizziamo eventi, tutto quanto. Infatti appena sarà pronto il sito sarà riportato il calendario di tutti i vari eventi che facciamo. Informaci, così ti possiamo, ma sicuramente non mancherà, seguire. Quindi niente, questa è la struttura. Dico, adesso dobbiamo aspettare la primavera o qualcosa, perché il periodo invernale è un po' tutto più fermo. L'anno scorso abbiamo fatto una bella passeggiata sulla neve che ha avuto molto successo, perché là dalle parti fa molto... Ma sicuramente. Dovevi venire qui, ci dovevi dire no, siamo... Purtroppo è stata una cosa abbastanza improvvisata, quindi sono stato preso un pochino alla sprovvista. Ma queste sono le cose migliori, quelle improvvisate. Sì, speriamo. Allora Ernesto, io voglio parlare con te di questo evento che tu segui, che è quello della transumanza, che sì, parte da... Ponzano Romano, che è sul Tevere. Quanti circa, cavalli? Mediamente sono sempre 150, 140, 150, dipende dai puledri che nascono, perché nascono anche per strada. Anche per strada, certo. Dove li portate? Al Terminillo, al confine tra Abruzzo e Lazio. E quanti siete? Ecco, vediamo le immagini. Quanti umani accompagnano questo meraviglioso... Dipende. Ci sono state delle volte che eravamo anche... Guardate che immagini splendide. E che eravamo anche una cinquantina di persone, però diciamo che mediamente siamo intorno 20-25 persone. Ma io ti invidio, sono immagini emozionanti, fai una cosa, viene anche Rosanna ogni tanto con te. Rosanna l'ha fatta una volta a cavallo e le altre volte ha sempre fatto da supporto con la macchina. Con la macchina. Beh, dobbiamo dire che ci sono delle persone che si possono unire volendo, voi dormite in tenda, state lì a stretto contatto con i cavalli, quindi è una cosa, per avere dei ragguagli e riuscire a far parte del gruppo, dove bisogna informarsi? Boh, volendo ci si può fare riferimento a me, altrimenti... Quindi ai Cavalcanti, all'associazione, che sta contro guerra, lo ribadiamo. Sì, noi con Maglio Fani, è il proprietà e l'allevatore che fa queste cose, e dal 91 siamo ormai... E dal 91 lo fai da una vita, in pratica. Sì, ormai sei siamo, diciamo, sei un bovaro esperto. Vabbè, insomma, comunque, niente, noi possiamo dare tutti i ragguagli che uno vuole. Certo, però a parte la transumanza, tu hai il tuo ruolo principale, è quello di responsabile nazionale di sicurezza. Cosa significa la sicurezza nei centri ippici? Perché a volte possono succedere cose spiacevoli. Sì, succedono. Grazie alla leggerezza delle persone o alla distrazione. C'è anche una normativa che prevede... in tutte le attività, che siano, che sia la piscina, che sia, e anche sul posto di lavoro, cioè in una ditta, in una fabbrica, ci dovrebbe essere un regolamento, il famoso documento di valutazione rischi, che poi vanno applicati, perché c'è il responsabile che fa questo elenco e dice ci sono dei rischi, troviamo le soluzioni. Le soluzioni. Rimane lettera morta molte volte, certo, se non c'è uno che le fa. Ecco. Nei centri ippici diciamo che il problema è un po' più acuito, nel senso che non è come, ripeto, andare in piscina, andare in palestra, uno si siede, i genitori, eccetera. Di solito ci sono tutti gli spazi, arrivano con il fratellino, la mamma, la nonna, la zia, non lo so, e cominciano a girovagare e possono andare in posti dove... Quindi queste cose bisogna prevederle, secondo me. E quindi si prevede con...
anche se un mio collega del consiglio dice che è stufo di avere cartelli in giro, però si può prevedere mettendo cartelli dove si segnala un pericolo o dove uno non ci ma deve certo, andare. Ma bisogna farlo. Io adesso ritorno su Gianluca. Gianluca, possono succedere delle cose del genere quando si ha contatto con la gente, con i bambini? Perché magari uno è incuriosito, ma il cavallo è un animale particolare, no? Sì, il cavallo giustamente frequentandolo abbiamo un rischio di anche farci... il cavallo ti deve conoscere, ecco. Ma il cavallo deve essere prima di tutto addestrato, deve essere ben addestrato. Non posso dire altro perché giustamente un cavallo ben addestrato è più sicuro, è sereno, è, ha una reazione abituata alle luci, paura, abituato certo. a tutti i tipi di situazione, mentre un cavallo inesperto, un cavallo che non ha vissuto mai quella situazione, si dà per scontato che succeda qualcosa, insomma. Certo. L'importantissimo l'addestramento e dopo ecco, attenzione. Guarda, stai sdraiando sul cavallo sì. e lui ti lascia fare. Questa è una casa splendida, cioè proprio siete tutt'uno, Come si chiama? Washo. Ah, la figura, ma... No, Washo il cavallo, la figura, boh, è venuta in quel detto, momento. Com'è che si chiamano questa disciplina che fa fare queste figure? Alta scuola... Alta scuola equitazione? È questa. Alta scuola equestre. È alta scuola circense, diciamo, è un misto. Spero veramente che i cavalli si È alta scuola californiana, boh, tutto alto. Prima di andare da Jerry, ti faccio... Abbiamo pochissimi minuti ancora, quindi devo essere molto rapida. Rosanna, hai visto queste immagini? Erano bellissime. E tu eri radiosa perché, insomma, mi sembrava che il cavallo stesse benissimo, era anche perfettamente pulito sì. e ben trattato, si vedeva che stava in forma, no? Sì, certo, si vedeva che giocava e condivideva. Gianluca comunque. Mi sembra un burbero dal cuore d'oro. Sì, infatti. È vero? Sì. Un ragazzo sì. che non tratterebbe mai male un animale. Immaginati i bambini come potrebbero appunto gioire in questo, in certo. questo contesto. Infatti io volevo dire al collega che... diciamo sta facendo una cosa molto bella perché fare un villaggio dove poi possono entrare le famiglie a Gianluca dicevi no, a Cristian Serra sì, il rifugio del cavaliere. Io ho portato un filmato della disciplina che stiamo cercando di portare in Italia che si chiama Equidity in Belgio è già disciplina dove il cavallo non viene montato ma si possono fare, è simile alla agility ecco Gianluca fa il caso tuo perché ci sono anche i pony tu li, anche sì. voi li avete a Cristian, scusami Gianluca Cristian, oggi proprio quindi, è stata così i quello, pony, guarda Cristian tu mi hai detto che hai anche i pony guarda, certo per i bambini iniziamo guarda, con i pony guarda che delicatezza sì, e gentilezza lei guarda, lui segue, lei non lo tocca è fantastico Equility che sarebbe l'equivalente di dog agility per i cani sì, diciamo che è simile viene, il cavallo viene educato alla voce, non addestrato, cioè quindi educato. Il concetto è pedagogico e non etologico, perché c'è una netta differenza, annuisce il dottore. Infatti Jerry, rapidamente, un minuto per te. Vai. Tu, allora guarda, ti dico, ci sono tante cose che dovremmo dire ma non abbiamo il tempo, quindi... Docente, comunque voglio dire una cosa, quando parliamo di sicurezza, per allacciarmi ad Ernesto, ricordiamoci che la sicurezza sicuramente è delle persone in primis, ma è anche del cavallo, perché certo. non solo i cavalli possono far male alle persone, ma le persone possono far male ai cavalli. Certo. Quindi quando ci avviciniamo a un cavallo dobbiamo conoscerli, devono essere ben addestrati, come diceva giustamente Gianluca. E quindi il benessere è del binomio, non dimentichiamocelo mai. Per quanto riguarda sempre il discorso della transumanza di Ernesto, da quest'anno stiamo anche vedendo di fare una mini task force veterinaria dietro questi 150-200 cavalli, perché durante il percorso, durante il tragitto, nascono puledri e ci possono essere condizioni particolari, sfavorevoli, e quindi c'è bisogno di una figura veterinaria, perché dobbiamo tutelare la loro salute e il loro benessere. Certo. Gianluca, io spero che prossimamente prenderai anche... Cristian, accidenti, guarda, oggi proprio mi puoi picchiare. Mi hai ribattezzato questa allora, sera. Allora, Cristian, no, Cristian, allora, oggi abbiamo parlato di tutto questo, io spero che magari... Tu hai dei cavalli che hai comprato, sono sì. ottimi cavalli, ma io spero che tu... magari con Jerry riesca magari ad adottare anche dei cavalli che sono destinati ad altri fini. Perché no, sicuramente. E magari ti costeranno meno, sono comunque splendidi animali che possono ancora dare il loro contributo assolutamente
chissà, magari lanciamo. Noi siamo aperti e pronti a tutto. Noi intanto vi verremo a trovare in primavera, sono sicura, che non vedo l'ora anche di vedere. A parte il dottore ha detto che ci verrà a trovare. Ti vengo anche a dare una mano. Giustamente, come dici tu Elvira, ci sono tanti cavalli da ricollocare, perché non esistono scarti di pista, non esistono scarti di cavalli, ma sono cavalli che si possono riciclare. Il termine riciclaggio non è una brutta parola, ma significa riutilizzare. Quindi un cavallo che esce dalle piste o per età o perché non fa i tempi o per qualsiasi altro problema, lo possiamo poi utilizzare o in altre discipline sportive o anche per attività assistita con gli animali. Allora, siamo proprio in dirittura d'arrivo. Ricordo i vostri, purtroppo non abbiamo tempo, ricordo i vostri nomi e vi rinviteremo per parlare in maniera magari separatamente, perché sennò non riusciamo a dire tutto. Io voglio ringraziare Ernesto Lamberti, responsabile nazionale WISP sicurezza nei centri ippici. Grazie per la tua capacità anche di sintesi, so che è difficilissimo perché fai tante cose. E grazie a Cristian Serra, presidente SD Rifugio del Cavaliere, verremo a trovarti ed è una bellissima cosa quella che hai messo su. Grazie a Germano Giarri di Corinto, medico veterinario, Commissione Salute e Tutela del Benessere del Cavallo. Grazie a Gianluca Assetta, istruttore di equitazione, abbiamo ricordato il pastore italiano a Cepagatti. L'aurora della vita, volevo sì, salutare. Sì, ah, giusto, giusto, saluta. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ecco, ribadiamo prima di chiudere che cosa fate lì? Attività assistita con ragazzi disabili. Disabili, fantastico. E poi la nostra Rosanna Musca, la nostra unica donna, responsabile di attività nazionale di formazione per le attività equestre. Educare, soprattutto educare più che insegnare la tecnica. Fantastico, e la nostra piccola Lulu con l'impermeabilino WISP. Un saluto carissimo anche a Gianni D'Areo e al nostro Claudio Di Giacomo, perché è la puntata prima di Natale e non sappiamo quando ci rivedremo, però tanti tanti auguri a tutti noi. Mi sono messa anche il vestito rosso. Auguri, ciao.